carissimi amici di Out Black Magazine, oggi vi porto con me a fare spese. Oggi, visto che ha riscosso molto successo la mia intuizione di realizzare in casa, costruendomi da solo, un alimentatore a tubi multipli per bullet feeder, l'ho costruito così d'impulso in 448 e non ho potuto prendere il materiale per registrare un tutorial. Approfitto del fatto che ne voglio costruire un secondo per il calibro 40 Smith & Wesson e vi porto con me fino da dove inizia tutto il nostro viaggio, ossia a un Brico Center, dove reperire il materiale che ci serve per poter realizzare questo utilissimo accessorio. Venite con me presso uno dei tanti Brico Store che potete trovare facilmente in ognuna delle città in cui vivete, alla ricerca dei pochi accessori, dei pochi oggetti che ci serviranno per costruire questo interessante e utilissimo accessorio che velocizzerà e renderà più facile le operazioni di ricarica delle vostre armi corte se avete a disposizione una pressa progressiva. Ecco. 3 ore e 40, una bella rotellina di teflon. Perfetto. Adesso rientriamo nella nostra piccola officina personale e vediamo insieme come sarà facile, divertente e alla fine anche estremamente utile costruire questa specie di M134, il fucile a canne rotanti, dove inserire tutte le nostre ogive per poter procedere a caricare 100 colpi e più senza dover inserirne una a una sopra il colletto di ogni posto. Qua quello che ci serve per fare il tutto: due tubi d'alluminio di diametro interno adeguato, qualche rondella, un paio di rotelle in teflon, poi dei piccoli accessori, dei piccoli gadget per migliorare la mobilità delle rotelle, poi vedremo come facciamo. Poi alcune punte da trapano, un calibro per verificare appunto i diametri che siano corretti, ovviamente un trapano a colonna e un po' di pazienza. Ecco qui intanto vi faccio vedere come è venuto il nostro caricatore a tubi multipli per il bullet feeder in calibro 9. Adesso partiremo ovviamente con un bullet feeder in calibro 40 da cui ricaveremo il nostro caricatore a tubi multipli. Inizieremo praticando un foro sulla nostra rondella. Allora, vediamo innanzitutto qual è il diametro interno del nostro tubo, perché da quello dobbiamo fare tutti i fori di passaggio che siano più grandi, in modo che le palle scendendo non trovino degli ostacoli, dei colli di bottiglia di ristringimento. Allora, misuriamo 12 e 60 diametro interno. Allora, noi dovremo fare un foro su questo, su un lato della rondella, almeno di 12 e 70. Okay. Fissato. Ovviamente non inizieremo con una punta subito grande, ma faremo un invito praticando un foro molto piccolo e centrato sulla rondella. Procediamo adesso con una punta più grande. Abbiamo raggiunto il nostro scopo, come vedete non è che rimanga moltissimo materiale, ma questo per noi non rappresenta un problema perché è una parte che non è soggetta a un particolare lavoro di usura. E ora prendiamo la nostra prima rotellina in teflon e ci appoggiamo la nostra rondella
qui praticheremo l'unico foro che va su questa ruota e che da qui arriverà al tubo del bullet feeder, mentre sull'altra rotella che andrà posizionata sopra dovremo prima limare un pochino la parte che fuoriesce per poterle rendere perfettamente aderenti l'una all'altra e realizzeremo qui invece tre buchi in luogo dei quattro realizzati sul alimentatore multiplo per il 9, perché il 40 Smith & Wesson è un calibro più ampio, più grande, i tubi sono più grandi e ce ne entrano più comodamente 3 che non 4 su questo stesso tipo di rotellina in teflon. Bene, abbiamo praticato il nostro foro sulla nostra rotellina in basso, quella che andrà ad alimentare direttamente il bullet feeder. Non ci resta adesso che farne altri 3 perfettamente centrati tra bordo e centro sull'altra rotella, in modo che ruotando di volta in volta uno dei 3 si possa allineare perfettamente a questo d'alimentazione. Ora prendiamo i tubi e li tagliamo ognuno a metà, perché essendo di circa un metro, 50 centimetri sono più che sufficienti per ospitare all'incirca 35 ogive, 33-35 ogive. Abbiamo fatto i nostri 3 buchi, adesso inseriremo uno a uno i pezzi di tubo tagliati a 50 centimetri. Vi svelo un altro trucchetto: che se ricaricate calibri da carabina sicuramente conoscete questo attrezzo, che è lo sbavatore del bossolo dopo la trimatura, e lo usiamo per sbavare l'interno del tubo dopo averlo tagliato, che avrà sicuramente delle bave di taglio. Vediamo qua, ecco qui il nostro tubo. Come vedete già ho posizionato 2 tubi, andiamo a posizionare l'ultimo e il terzo. Potete apprezzare che il tubo arriverà a filo della ruota, in modo bene. Abbiamo messo tutti e 3 i tubi, abbiamo messo un po' di colla per fermare la rondella nella posizione desiderata, ossia allineata con l'unico foro che andrà poi al bullet feeder. Non ci resta che accoppiare le 2 ruote in teflon fissandole con un dadino. Una volta infilati a pressione i nostri tubi all'interno della rotellina di teflon, ho provveduto a inserire su un lato una piccola levetta autocostruita, realizzata con alla fine una vite, un foro leggermente più piccolo, in modo che la vite si trovi la sua strada facendo la sua impanatura nel teflon, e poi un bullone, un dadino dotato di una piccola grip, anche questa si trova facilmente in tutti i brico. Abbiamo fatto la parte del 3 tubi alimentatori e non ci è rimasto che fissarli nella parte superiore. Io in particolare, sia su questo che su quello del 9 mm, ho usato un piedino di un mobile di una nota casa nord europea di mobili montabili, che come vedete ha un tappo molto largo in plastica, che è stato facile forare a misura, e all'interno ha un bullone che fuoriesce. Questo, grazie poi a questo piccolo tappo con un dado messo dentro, che io avevo in garage per un vecchio carrello portamoto che lo usava per fermare la pedana, posso inserirlo e avvitarlo in questo bullone e mi fa da tappo, per cui io posso chiudere o aprire le estremità dei miei tubi per inserire le ogive, e volendo stoccare in maniera che non escano più le ogive, non cadano per terra, se mi cade il mio tubo da dove lo metto, posso riporlo anche ancora carico d'ogive senza avere la necessità di trovare una posizione troppo stabile. Lo posso buttare tranquillamente nella mia cassaforte o dentro un armadietto, che non cadranno le palle in giro ovunque, perché ho fatto questa piccola chiusura, devo dire anche molto bella. Non ci resta che fissarlo nella parte sottostante del nostro selezionatore di tubi. Ed eccoci qua, finalmente siamo riusciti a inserire il nostro
tubo principale nel suo apposito supporto realizzato ad hoc, non ci resta adesso che farlo sposare con la parte superiore dove incontrerà i vari serbatoi e fissare tutto tramite un dadino con un bullone passante, in modo che possa poi twistare agevolmente l'uno sull'altro grazie al fatto che le due rotelline, lo ricordiamo, sono in teflon, quindi scorrono con un'estrema facilità una sull'altra. Abbiamo levato il nostro caricatore multitubo del 9x21 che abbiamo già provato, testato con successo, come avete potuto ammirare è ancora completamente carico d'ogive e non ha problemi particolari, e abbiamo poi montato il nuovo caricatore di ogive a canne multiple, provvedendo poi ovviamente a inserire lo shell plate del calibro adeguato per fare il nostro primo test. Quindi qualche ogiva e cominciamo a riempire i tubi per vedere quante ne possono contenere e se a pieno carico possiamo rilevare dei problemi. Allora, abbiamo potuto verificare che con queste palle LED extrusions da 190 grani ne entrano 32 per ogni tubo, ok? Quindi sono 96 palle a cui si aggiungono le 8 contenute nel tubo d'alimentazione principale. Quindi diciamo che siamo poco sopra le 100 ogive, che però ci torna sempre comodo come numero, perché ricordiamo che ogni 100 cartucce ricaricate, ogni 100 munizioni complete, bisognerà comunque rifornire il nostro alimentatore di innesto. Stiamo adesso allineando uno dei tubi d'alimentazione col tubo principale. Ok, vediamo adesso di verificare il corretto funzionamento. Verifichiamo adesso come arriviamo alla fine del tubo e possiamo procedere al passaggio successivo. Okay. Ecco, vedete, a un certo punto il tubo palesa il fatto che non ci siano più ogive sopra. Basterà a questo punto ruotare verso un altro tubo carico per allinearlo perfettamente all'altro. Ecco qua, come vedete riesco perfettamente a seguire il livello di svuotamento del tubo e passando al momento propizio da un tubo all'altro, ecco qua, riesco a procedere senza interruzioni fino all'esaurimento completo di tutti i proiettili, di tutte le ogive, risparmiando moltissimo tempo e soprattutto non avendo la necessità di fare una verifica degli allineamenti di volta in volta, perché il bullet feeder mi consente di posizionare la palla sul colletto del mio bossolo con l'angolazione più corretta possibile. Spero anche questa volta di avervi intrattenuto con interesse, soprattutto svelandovi dei trucchi e dei piccoli stratagemmi per migliorare le vostre qualità a volte nel tiro, ma come in questo caso anche per tutto ciò che riguarda la ricarica e la manutenzione delle nostre armi e del nostro fantastico mondo. Anche per ora è tutto, rimando come al solito al prossimo appuntamento sempre qui su Outbreak Channel.